Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road! La settimana scorsa abbiamo parlato di ridere come comportamento specifico dell'uomo, e oggi voglio chiudere l'argomento parlando dell'umorismo. Il ridere è un comportamento scatenato da qualcosa che è comico, che genera ilarità. L'umorismo dovrebbe essere il qualcosa di comico che genera l'ilarità, appunto. E nonostante debba generare l'ilarità, in realtà l'argomento umorismo è un argomento abbastanza serio, perché è un argomento abbastanza complesso. Ciò che fa ridere, infatti, non è molto semplice da andare a costruire. E ora, parentesi importante, io non mi considero un grandissimo umorista, mi considero solo un amatore. Eppure ho l'onore di essere citato sul sito umoristico del Dottor Zapp per i miei trascorsi su Italia, Bologna e Barzellette. Vi lascerò il link a quella pagina sul doobly-doo. Comunque, generalmente ciò che provoca il ridere, ciò che provoca l'ilarità, rientra, secondo me, in tre grandi famiglie. Innanzitutto ciò che è eccessivo, esagerato, portato all'estremo, ciò che è totalmente inaspettato rispetto alle premesse iniziali, oppure ciò che è talmente eccessivo e inaspettato da entrare nel grottesco, quindi il grottesco che è un po' come l'unione dell'eccessivo e dell'inaspettato. Ora, naturalmente non basta che una cosa sia eccessiva, sia inaspettata o sia grottesca perché la stessa faccia ridere. Ci sono, naturalmente, delle regole. Innanzitutto, il primo principio è che la cosa che vuole far ridere è una cosa nella quale ci possiamo immedesimare e vedere che è una cosa che non provoca dei danni, è una cosa che non fa male a nessuno, ma è una cosa che comunque provoca, quando la puoi raccontare, puoi dire «ok, è stata una cosa stupida» e ci puoi ridere sopra, appunto. Infatti, una cosa che potrebbe essere inaspettata è un tizio che sta passeggiando lungo una strada, da un vicolo salta fuori uno, gli spara e lo ammazza. Sicuramente è inaspettato, ma sicuramente non mi pare che faccia ridere, tutt'altro. Ora, per farvi uno specifico esempio di quelli che sono, appunto, le tre grandi famiglie, l'esagerato, l'eccessivo, l'inatteso e il grottesco, mi farò in qualche modo aiutare dal canale YouTube di cui voglio parlarvi oggi. Oggi vi parlo di Lamar Wilson. Lamar Wilson è uno youtuber americano che seguo da tantissimo tempo, è un geek, un appassionato di tecnologia, è un appassionato di fumetti, è veramente molto simpatico, tra le altre cose ha raggiunto il traguardo dei 500.000 iscritti da poco, e sì che lo seguo da quando aveva meno di 100.000 iscritti, quindi comunque sono tutti iscritti ben meritati per quello che fa su YouTube. E quindi innanzitutto vi lascio il canale di Lamar sul doobly-doo e sulla scheda, quindi andate e iscrivetevi al suo canale, perché, ripeto, merita tantissimo. Ora, praticamente, il comportamento eccessivo viene da questo. Voi avrete visto sicuramente moltissimi unboxing, moltissime aperture di pacchi su YouTube. Arriva un pacco atteso da molto tempo, quindi gli youtuber che fanno l'unboxing che cosa fanno? Si mettono sul tavolo, belli, con il taglierino, con molta pulizia, aprono la scatola, piano piano tutti gli imballaggi, e poi prendono l'oggetto che è il Graal, che era ben atteso. Lamar ci dice: «Io ho uno spirito bambinesco, se c'è un oggetto dentro la scatola, non mi interessa la scatola, mi interessa l'oggetto che c'è dentro». Quindi, un po' come un bambino piccolo davanti ai regali sotto l'albero di Natale, distrugge la scatola. È una cosa che, in fondo, aiuta a scaricare la tensione, è molto simpatico guardare, perché uno dice «questa cosa è eccessiva, cioè non c'è bisogno di distruggere la scatola», però un po' ti fa ridere, perché un po' è anche la cosa che faresti anche tu quando ti arriva la scatola che aspettavi, che hai aspettato per così tanto tempo. E il primo unboxing, il primo video che vi segnalo, appunto, è Amazon Echo «Io ti ucciderò».
video che naturalmente trovate sul doobly-doo e sulla scheda. E noterete, appunto, che l'unboxing comincia non con un taglierino per tagliare la sardina, ma con un coltellaccio da cucina, che è ormai il marchio di fabbrica di Lamar, e naturalmente non è che viene usato il coltello semplicemente per tagliare la sardina, c'è proprio questo gesto molto da film thriller, questo l'inaspettato lo vediamo con un altro unboxing di Lamar, che è il secondo video che vi segnalo. Lamar ha comprato l'Apple TV. Ora, parentesi importantissima, non sono qui per fare una guerra di religione tra prodotti della Apple e prodotti della concorrenza. Sono sempre stato del parere che se una persona apprezza una tecnologia, con quella tecnologia ci si trova bene, quella tecnologia fa bene il lavoro per cui è stata comprata, cioè non, per me non c'è persona più felice di quella, quindi io sono felice per lui, quindi il fatto che si trovi bene con l'Apple TV a me può fare solo un grandissimo piacere. Io non l'ho provata, sono curioso di provarla, quindi non mi esprimo, ma quello di cui vi voglio parlare, l'inaspettato, è questo. Lamar in casa ha due televisioni, quindi dice «Va bene, io adesso vorrei fare l'unboxing e la recensione dell'Apple TV, quindi ordino due Apple TV, una per la TV principale e una per la TV in camera da letto. Dato che voglio fare velocemente la recensione, la prima TV la ordino con la spedizione super duper extra rapida, velocissima, tipo 24,90 dollari, 25 dollari di spedizione, così arriva velocemente e io posso fare la recensione. Quell'altra ci sarà tutto il tempo, semplicemente la devo montare in camera da letto, quindi la spedizione super economica, quella proprio gratuita, e quando arriva, arriva. E dice «Questa mattina è venuto il Corriere Espresso e mi ha consegnato tutti e due i pacchetti, sono arrivate assieme!» Ecco l'inaspettato, cioè ho pagato 25 dollari di spedizione super veloce, la spedizione super economica e l'ha messo allo stesso tempo. Date quindi un'occhiata all'unboxing della Apple TV, video che trovate sul doobly-doo e sulla scheda, tra l'altro molto interessante come recensione, devo dire. Un'altra cosa simpatica di Lamar è un piccolo gesto che in qualche modo possiamo dire ha inventato. Quando fa l'unboxing di qualcosa di non particolarmente corposo, per esempio di una action figure, di un amiibo, di qualcosa di relativamente piccolo, e quindi per farlo vedere meglio lo avvicina alla telecamera, naturalmente bisogna consentire all'autofocus di mettere a fuoco quell'oggetto. Quindi generalmente mette, non so, la figurina sulla mano, avvicina all'obiettivo e copre con l'altra mano, mette subito dietro l'altra mano, così l'obiettivo non prende nient'altro e dovrebbe mettere a fuoco lì. Questo gesto è, alla fine, niente di particolare, però in un video di Lamar, in una collaborazione fatta in occasione di un compleanno della Nintendo, in cui si parlava anche dei vari action figure legati ai videogiochi, eccetera, uno degli host disse «Mi piace questo gesto, perché è un po' come se stessi lanciando un raggio dalla mano». E sta cosa l'ho trovata simpatica, una cosa appunto inaspettata, e perché dice «Vabbè, alla fine è solo un modo per mettere la mano davanti alla telecamera e farli mettere a fuoco», però è simpatica sta cosa di pensare, è un po' il marchio di fabbrica di Lamar, Lamar che lancia un raggio di forza dalle mani. E per farvi capire questo gesto vi segnalo l'unboxing del Mi Amiibo, video che trovate sul doobly-doo e sulla scheda. E come ultimo video, per arrivare al grottesco, voglio segnalarvi una cosa che ho trovato veramente molto simpatica, anche se è un video leggermente più datato rispetto agli altri, ma che comunque secondo me rappresenta quest'idea del grottesco senza cadere nella parodia estrema, ed è «Come parlare a te stesso», video che trovate sul doobly-doo e sulla scheda, e l'ho trovato veramente molto divertente e comunque rappresenta un modo di creare un grottesco con la semplicità, senza andare troppo sull'eccesso, perché naturalmente quello che è grottesco, in cui si punta parecchio all'eccessivo, è quella che può essere per esempio la parodia. Nella parodia si eccedono i lineamenti e i comportamenti sino appunto a farli divenire grotteschi, mentre in questo caso il grottesco è più che altro non tanto nell'eccesso dei lineamenti, nell'eccesso dei comportamenti, quanto nell'eccesso del comportamento
momento totalmente inaspettato, come apparirebbe una conversazione tra vari se stessi. Detto questo, non mi resta che fare la domanda, ecco la parte più inquietante di questo vlog. Secondo voi, sono queste le tre famiglie di ciò che è umoristico, oppure c'è qualcos'altro che pensate che non, magari non rientra in questi tre argomenti in qualche modo, eppure può considerarsi una cosa umoristica, una famiglia umoristica a sé stante? Oppure siete d'accordo con me, oppure no? Pensate per esempio che il grottesco sia, essendo alla fine un'unione di quello che è l'eccessivo e di quello che è l'inaspettato, si debba considerare solo quello? Oppure non lo so, quali sono le cose che trovate espressamente umoristiche? Qual è l'umorismo che vi piace? Quello che è fatto sulla vita reale? Quello che è fatto, appunto, sull'inaspettato? Qual è la vostra famiglia di umorismo preferito? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure, come sempre, su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io ho concluso, per cui come sempre innanzitutto vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con gli amici. Potete condividere questo vlog usando i bottoni sotto il video se siete sul sito di YouTube, oppure con lo strumento di condivisione là in alto se siete sul dispositivo mobile. Inoltre vi ricordo che se siete sul dispositivo mobile potete condividere questo vlog con i vostri amici anche su WhatsApp. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale. Gratuito, che di questi tempi non guasta, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e soprattutto dovreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Una cosa, appunto, inaspettata e una cosa comunque simpatica, come il signore che mi ha superato mentre il semaforo era rosso, per esempio, no?